Dopo il KO di Sanremo per il Lignano non c'è tempo per ricaricare le pile. Al mare arriva il Borgo Sesia e il forfè dell'ultimo minuto di Vernocchi costringe Punzi a schierare per la prima volta il tridente dall'inizio. Il copione del match è chiaro fin da subito, Lilla padrone del campo ma incapace di trovare la zapata giusta. Ecco qui il primo tiro dell'incontro di Arpino che mette alto. Legnano che è molto attivo sulla catena di sinistra, qui Pagani per Rocco che calcia troppo debolmente e para Gilli. Quando non ci arriva il portiere provvidenziale, una deviazione come in occasione della punizione di Donnarumma che qui trova solo l'angolo. Altro piazzato per il regista Campano e ottimo ponte sul secondo palo di Arpino che non trova però un compagno pronto. Il Borgo Sesia del primo tempo è tutto in questa punizione di Tobia che trova solo la potenza. Passato il pericolo ancora Arpino a spingere il pallone per Banfi che non trova il modo di coordinarsi. E quando calcia la difesa spazza senza indugio, ancora Legnano e altra deviazione sul tiro di Pagani con il Lilla che si accontentano dell'ennesimo angolo. Nella ripresa subito paura per Gilli che deve smanacciare questo cross di Staffa che diviene conclusione pericolosa. Sull'angolo il pallone messo in mezzo da Rocco viene tenuto vivo da Banfi e poi ci pensa Arpino che sfiora il vantaggio con questo diagonale. Come un fulmine a ciel sereno, ecco però il vantaggio ospite con Donadio che dalla distanza punisce un incerto Bogdanovicius e facendo esplodere di gioia la panchina del Borgo Sesia. Da qui in poi il Legnano colleziona occasioni sprecate, si parte con questo destro dal limite di Banfi, c'è poi l'incornata di Capitan Arpino che sfiora il pareggio e il pallone esce di un nulla. Su questo pallone messo in mezzo da Calabrò c'è un batti e ribatti in area con il pallone messo fuori che diviene occasione per Galli ma il pallone finisce alto. L'ultimo tentativo è questo colpo di testa di Banfi, troppo debole per impensierire Gilli. Nel recupero non serve l'espulsione di Attolù per riaprire il match. Il Borgo Sesia resiste anche negli ultimi 60 secondi e costringe ad una resa immeritata il Legnano.